Sì, a volte la fotocamera mi mangia ancora il saluto iniziale, quindi buongiorno a tutti! Allora, mi è arrivato un pacchettino che stavo aspettando da un negozio su Etsy che si chiama A Plus Supplies. Si scrive A Plus Supply, insomma ve lo scrivo qui perché è un po' un casino. E mi sono arrivati appunto degli stampi. Avevo visto degli stampi del genere da Lady Giorgia e non, visto che lei aveva comprato un lotto su eBay, non sapeva nemmeno da chi, da dove venissero in realtà, sono riuscita a risalire al venditore, che è appunto questo, e ha un sacco di stampi in silicone, un sacco del tipo 2000, e costano tutti pochissimo, la maggior parte costano tipo 90 centesimi, quindi oddio. Ne ho comprati un po' e non vedo l'ora di vederli. Non ne ho comprati tantissimi perché devo dire che le forme che mi piacevano non erano molte, però vabbè. Allora, cominciamo subito. Il primo è questo qua, spero che si veda bene, magari facciamo che ve li apro, che è meglio. Dicevo appunto, il primo è questo qui e sono questi occhialini, e sono tipo degli occhialini eleganti, mi ricordano molto quelli di Sailor V. Per chi conosce Sailor Moon capirà chi è e sicuramente mi darete ragione. Poi il bello è che ho aspettato tipo qualche giorno per guardarli perché mi era arrivato qualche giorno fa, ma volevo farvi vedere appunto il video. Poi ho preso questo fiocco che è molto bello e wow, è davvero grande, non pensavo, guardate la dimensione in confronto agli occhialini. Questo direi che si vede bene anche senza tirarlo fuori. Poi, allora io non so esattamente quando caricherò questo video, è probabile che vedrete dei video fatti peggio di questo, con qualità peggiore magari dopo di questo eccetera, ma nell'arco temporale questo è probabilmente l'ultimo video che registro prima di andare a Rimini, e quindi spero che si veda bene perché penso di essere riuscita a mettere a posto le impostazioni della fotocamera. Comunque, poi anche questo direi che si vede bene anche così, è un unicorno che mi piace tantissimo, mi ricorda quei cabochon che vendono su alcuni siti. Poi vediamo questo, ah, dei baffi. Ho sempre voluto uno stampo con i baffi e finalmente mi sono decisa a prenderlo. Comunque, la qualità di questi stampi, uso questo che è già tirato fuori, allora sembra perfetta, sono veramente fatti da Dio e sono lucidissimi, guardate quanto sono lucidi e costano tipo 90 centesimi o poco più di un euro l'uno, veramente è impressionante. Poi, ah ecco sì, questo l'ho assolutamente voluto dopo averlo visto da Giorgia appunto, e guardate, è un fiocchettino e effettivamente sembra troppo uno di quelle paste, le farfalle della Barilla, è bellissimo e anche questo super lucido. Poi ve lo tiro fuori perché no, dovete vederli bene, questi stampi sono troppo bellini. Eccolo qua, questo è abbastanza piccolino, guardate quanto è lucido, no vabbè, voi sapete che io adoro le creazioni resina lucide, quindi questi stampi sono stupendi. E c'è appunto l'ala, molto carina, oddio c'è un'impronta o è proprio sporco, no ti prego, sembra che ci sia tipo rimasta un'impronta, si vede qui tipo, e non, mi sembra proprio che non se ne vada, no ti prego. Poi oddio questo è troppo carino, non si capisce cos'è secondo me dallo stampo, adesso provo a tirarlo fuori magari si vede un po' meglio, sì dai così un pochino si capisce. Allora vabbè, questa è una macchia nera che non c'entra niente, ok vabbè dopo la tolgo. Come vedete, codina, corpicino, piccole orecchie e occhi, è un piccolo topolino, sembra troppo carino. Io adoro i topolini ragazzi, i roditori sono la cosa più bella del mondo secondo me. Poi, oddio come, no ti prego! Allora, dalle foto sembravano più o meno tutti grandi uguali questi stampi, invece a quanto pare ci sono stampi enormi e stampi minuscoli. Giusto per paragonare questo quanto è piccolo, guardate il fiocco. Come faccio io a scrivere queste, a fare queste lettere? Come vedete c'è la scritta boom, come tipo nei fumetti, e senz'altro qui ci collerò la resina e poi farò i dettagli dopo come facevo con la tavoletta Ouija, ma è veramente minuscolo, io mi aspettavo che fosse tipo quasi grosso come il fiocco, cioè bello grande. E il problema è che ne ho comprato un altro molto simile, infatti anche quella scritta, eccola, sarà un problema. Eccola qui, ovviamente si vede il contrario. Pow! E sì, sarà molto difficile colorare queste scritte. Ne ho comprati più di quanto mi ricordassi alla fine. Sono un bel po', devo dire. Ci verrà un bello scopriamo le creazioni in resina. E voilà, guardate che carino. Non è facile metterli a fuoco, sono super lucidi e con tutta sta luce. Comunque è un piccolo porcellino, la faccia di un porcellino. Anzi no, ci sono anche le zampine. Carino. Questo non so cos'è, mi sa che è un omaggio, ma non capisco nemmeno cos'è. Un animale con, non lo so, forse è un animale ma non capisco, ok. Poi il penultimo
È molto semplice, è la sagoma di Rilakkuma che ha un buchino. Perché ha un buchino, direte voi? Perché in teoria è la sagoma di Rilakkuma uovo. Anche questa fotocamera ci mette un po' a mettere a fuoco, però vabbè, almeno funziona, mi sembrerebbe. E niente, quindi l'uovo Rilakkuma. E l'ultimo è sempre a tema Rilakkuma. E adesso apriamo anche questo. Ok, questo non sembra per niente fatto bene, purtroppo. Dirò quello che ho detto, non sono tutti perfetti. Come potete vedere, cioè, la superficie dello stampo è lucida, però guardate dentro, cioè si vede benissimo che ci sono tutti questi ibu. Sembra mezzo opaco, mezzo lucido, non si capisce. Non è un granché questo, vabbè. Comunque, devo dire che la maggior parte sembrano veramente molto belli. Mettiamoli tutti qua, sono alla fine un bel po', non è vero che ne ho comprati pochi, vabbè. Sono molto molto flessibili, come vedete. E niente, devo dire che non sembrano male, ma lo scopriremo con le prossime creazioni. Spero che il video vi sia piaciuto e ci vediamo al prossimo. Ciao!